Una delle classiche domande che mi viene posta sui social è quella di avere dei consigli in merito a delle esche artificiali per iniziare il percorso nella disciplina della pesca spinning in mare. Quindi in questo video insieme andiamo ad analizzare queste 5-6 esche che dobbiamo avere, ecco, nella nostra cassettina, e capiamo insieme anche come, quando e perché utilizzarle. Quindi questo video è sicuramente adatto a coloro che da poco si stanno approcciando alla pesca a spinning in mare o vorrebbero approcciare alla pesca a spinning in mare, ma è comunque un video utile anche a coloro che sono già più esperti, perché ci sono degli spunti di miglioramento in base, ecco, anche alle caratteristiche tecniche delle varie esche artificiali, perché insieme conosceremo i predatori a cui sono destinate, la fascia di profondità in cui lavorano, lo spot, l'habitat ideale in cui potremmo utilizzarle, anche le condizioni meteomarine ideali per il loro uso. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo! Per aiutarci alla comprensione delle specifiche e delle caratteristiche delle varie esche artificiali di cui parleremo in questo video, ho realizzato questo documento di supporto. Sono una serie di slide che ci aiuteranno meglio a definire il nostro percorso all'interno di questo video. Mi rendo benissimo conto che per chi inizia, oltre alla scelta della canna, del mulinello, dei fili, c'è una grande varietà di scelta, una grande opzione di scelta anche nelle esche artificiali, ma da qualche parte bisogna anche incominciare. Per cui adesso ci facciamo accompagnare sempre dal nostro documento e insieme capiamo perché ho scelto queste 6 tipologie di esche artificiali per andare, ecco, a completare il nostro setup di partenza. Siamo partiti dai top water, ovvero quella tipologia di esche artificiali che svolgono la loro azione di nuoto negli strati più superficiali. Di conseguenza, man mano, al numero 2 troviamo i darter, quella tipologia di esche in cui la paletta è integrata nel corpo dell'esca, che svolgono la loro azione di nuoto negli strati subsuperficiali. Andando ancora oltre, alla posizione numero 3 e alla numero 4 troviamo i minnow o i jerk e i long jerk. Questi ci vanno a completare, ecco, la ricerca del nostro predatore nella fascia di diciamo a mezz'acqua, quindi dai 20-30 cm fino ai 60-70 cm di profondità. Infine, alla posizione numero 5, alla posizione numero 6 troviamo le soft baits e i jig, che ci vanno, ecco, anche a completare la fascia in cui noi vorremmo insistere la nostra azione di pesca, quindi nella nostra colonna d'acqua. Ora andiamo punto per punto a definire anche quale tipologie di esche sono consigliate per un eventuale acquisto. Tra le esche indispensabili per ecco, riuscire anche a completare la nostra cassettina, non possiamo fare a meno di avere delle esche top water. Quindi a nostra scelta possiamo pensare di avere un needle, come io vi mostro in questa slide, ma allo stesso modo possiamo scegliere di avere un popper o magari un VTD, un walking the dog. Diciamo che tra le esche, tra il needle, popper e VTD, il needle è un'esca un po' più tuttofare, un'esca che comunque ha delle doti molto importanti di cattura, è un'esca molto efficace, e a differenza di popper e VTD è un'esca che non necessita di una grande padronanza tecnica dell'artificiale nelle fasi di recupero. Vi faccio vedere quali sono le caratteristiche principali, gli skill di questa esca che io vi consiglio, del needle. Prima di tutto c'è una grande distanza di lancio. Noi riusciamo
con il needle a coprire una grande quantità d'acqua. Questo è molto importante perché riusciamo a raggiungere quelle zone di pesca molto distanti dalla nostra postazione, e questo è già un fattore molto importante. Un'altra conseguenza è quella di, raggiunta una grande distanza, avremo una grande porzione di mare dove svolgeremo la nostra azione di pesca, dove la nostra esca lavorerà. Con lanci più corti invece, ovviamente, di conseguenza dovremmo fare molti più lanci per far restare per maggior tempo la nostra esca in acqua. Un altro skill importante del needle è il grande impatto verso lo spot, verso i predatori che circolano in quello spot, che in tanti casi attaccano questa esca artificiale per il rumore, per il fastidio, perché magari entriamo nella loro zona di caccia, e in tante occasioni può capitare che il barracuda o il pesce serra attacchi quest'esca perché anche infastidito dalla presenza di questo intruso, chiamiamolo così. Per quali spot, per quali habitat è ideale il needle? Sicuramente l'interno del porto, l'esterno del porto, la pesca in foce, la pesca dalle scogliere più o meno alte, e anche dalla pesca dalla spiaggia, perché un'esca che si muove sullo strato superficiale, ecco, può essere utilizzata anche nei bassi fondali, e allo stesso modo possiamo utilizzarlo anche nella pesca dalla barca. Condizioni di mare tipiche per cui viene utilizzato questo needle, questo top water, c'è sicuramente un mare calmo o un mare mosso, leggermente mosso. Queste sono, ripeto, le caratteristiche standard, tuttavia, ecco, possiamo utilizzarle anche in altre condizioni, quando magari vediamo che c'è attività di pesce in superficie, anche in condizioni di mare molto mosso. Se noi vogliamo andare ad insistere la nostra azione di pesca anche con mare molto mosso, possiamo tranquillamente utilizzarlo. Però io vi do quelli che sono i consigli un po' più generici, consigli un po' validi per la maggior parte delle occasioni di pesca, delle situazioni di pesca. Quale tipo di recupero dobbiamo fare con questa esca artificiale? Sicuramente tra i recuperi che io vi consiglio c'è il recupero molto veloce, il recupero, ecco, fatto schizzare quasi sull'acqua. Allo stesso modo, in tante occasioni noi possiamo recuperare questa esca artificiale anche con recuperi lenti, con recuperi tipici del walking the dog, recuperi WTD, perché in tante occasioni è capitato che non per forza dobbiamo fare quei recuperi frenetici. Anzi, in tante occasioni, in posti ad alta pressione di pesca, è consigliato rallentare la nostra azione di pesca, perché i pesci è come se si fossero ormai assuefatti alle esche che schizzano sull'acqua in modo frenetico, e quindi vogliono una presentazione differente. Per quali predatori ancora noi possiamo utilizzare questa esca? Sicuramente c'è il pesce serra, c'è la leccia amia, la lampuga, e in tante occasioni anche i barracuda possono essere insidiati con i needle. Per completare la nostra lista di predatori non mancano i tunnidi, soprattutto se siamo in postazioni su scogliere ad alta profondità o magari nella pesca dalla barca. Un'altra esca che non manca mai nella mia cassettina, e che penso non possa mai mancare nella cassettina di un pescatore di spinning, è il darter. Il darter è un'esca, come dicevo prima, che ha integrata nel suo musetto, nel suo corpo, già la paletta di testa. Questa è un'esca che può essere sostituita anche da lipless, ovvero quella tipologia di esche prive di paletta, ma io la considero maggiormente efficace, maggiormente utile a chi da poco inizia il suo percorso nella tecnica, nella disciplina della pesca spinning, perché è un'esca meno tecnica del lipless, che poi magari faremo anche qualche video di approfondimento in merito. Quali sono le skill principali dei darter?
sicuramente la distanza di lancio raggiunta, perché l'assenza della paletta di testa permette all'esca di riuscire a raggiungere delle grandi distanze, perché l'assenza della paletta riduce la resistenza aerodinamica che ha l'esca durante la fase di volo, quindi durante la nostra gittata, durante il lancio. Altre skill molto importanti sono soprattutto perché è un'esca che ha una profondità di esercizio che va dai 0 ai 20 cm di profondità, e quindi è un'esca ideale per gli spot a bassa profondità. Tra gli altri spot che noi possiamo considerare per l'utilizzo con i darter è sicuramente la pesca in foce e la pesca dalle spiagge. Condizioni di mare ideali per l'utilizzo dei darter: il mare calmo o il mare poco mosso. Questo perché purtroppo l'assenza della paletta, di una paletta ben pronunciata, ecco, ci limita sulla tenuta della corrente, dell'onda, della risacca dell'esca artificiale. Per quali predatori è ideale il darter? Sicuramente per predatori come la spigola, il pesce serra e il barracuda. È un'esca che noi possiamo recuperare in diversi modi, più o meno veloce, ma soprattutto con il recupero lento, lineare, senza cercate. È un'esca che dà il meglio di sé, e quindi anche per questo, per la facilità di utilizzo, è un'esca ideale soprattutto per chi si sta approcciando, che magari non è molto tecnico delle fasi di recupero. È un'esca ideale per soprattutto gli spot a bassa profondità, magari se siamo in spot dove abbiamo acqua bassa, dei pianori di rocce, oppure nelle spiagge a lento declino. Questa è un'esca che possiamo utilizzare soprattutto in queste condizioni di mare. Nonostante questo, ecco, nessuno ci vieta di poterlo utilizzare anche su alti fondali, oppure all'interno dei porti, oppure nelle punte. Cioè, è un'esca che va bene anche in altre condizioni di habitat, di spot. Però ecco, sono queste le caratteristiche principali per cui io la identifico come un'esca indispensabile per andare a completare il nostro setup di partenza. Passiamo adesso a una delle esche più classiche nel panorama della pesca spinning, sia in mare che in acqua dolce, in tutti gli habitat. È il classico Minnow. Qualsiasi esca artificiale che va a richiamare le forme, le livree del classico pesce foraggio viene definita Minnow. A differenza del jerk, la differenza principale è che il jerk ha una paletta meno pronunciata, per cui ecco, è ideale per una tecnica di recupero che definiremo jerking, una fase di recupero molto particolare in cui si alternano dei movimenti di polso e di braccio. Durante questi movimenti l'esca artificiale reagisce con delle sbandate, è il classico movimento jerkato. Quali sono le skill di questa esca artificiale, del Minnow? Sicuramente noi riusciamo a lanciare questa esca ad una buona distanza. Questo dipende anche dalla caratteristica costruttiva dell'esca artificiale, dalla presenza al suo interno di un bilanciamento specifico e dalla pronunciata paletta di testa. Quando più grande sarà la paletta di testa, meno riusciremo a lanciare questa esca artificiale. Ovviamente anche la forma della paletta influisce molto sulla distanza di lancio raggiunta. Tra le altre skill di questa esca artificiale c'è soprattutto la tenuta della corrente grazie anche alla paletta, quindi è un'esca che va bene anche con il mare mosso o molto mosso, e un'esca che durante l'azione di nuoto in fase di recupero emette tante vibrazioni. Le vibrazioni vengono percepite dal predatore che si trova nei paraggi e quindi viene identificata come una possibile preda da aggredire. Per quali spot ideali il Minnow? Sicuramente è un'esca tuttofare, è un'esca che va bene per il porto, va bene per la foce, per la scogliera, va bene anche dalla spiaggia e dalla pesca offshore, quindi dalla pesca
dalla barca. Tuttavia, ecco, esistono davvero tante varianti del Minnow, per cui è molto importante anche riuscire ad identificare quale tra i Minnow è ideale per gli spot in cui riusciremo, ecco, vorremmo insistere la nostra azione di pesca. Per dare delle indicazioni di massima, quella che io vi faccio vedere in foto è un po' quella che va un po' per la maggiore, quindi ispiriamoci magari a questo modello per la nostra ricerca principale. Che tipologia di recupero noi possiamo fare con questa esca artificiale? Possiamo partire dal recupero veloce, possiamo fare un recupero lento, possiamo fare un recupero lineare o gercato, quindi faremo delle azioni di jerking con la mano, come vi dicevo prima, con il polso. Altrimenti, ecco, possiamo intervallare tutte queste tipologie di recupero e ogni tanto fare degli stop e delle ripartenze. In tanti casi possiamo assistere a degli attacchi in conseguenza, ecco, proprio di questi stop, quando magari vediamo oppure ci accorgiamo di avere delle tocche, ecco, in quei casi, ecco, possiamo rallentare la nostra azione di recupero e intervallare con degli stop, perché magari siamo in uno spot dove ci sono dei pesci che non sono molto convinti ad attaccare le nostre esche artificiali, e quindi intervallando stop e ripartenze potremmo creare quell'attenzione maggiore verso il predatore per invogliarlo all'attacco. Per quali predatori è indicato il Minnow? Per tutti i predatori, a partire dalla spigola, passando per il serra, leccia amia. Possiamo cercare di catturare lampughe, barracude e per i tunnidi, quindi è un'esca ideale per il a 360 gradi nel panorama dei predatori dello spinning in mare. Tra le esche che sono secondo me indispensabili nella nostra cassettina, ecco, non possiamo fare a meno di avere dei long jerk. La differenza sostanziale tra il jerk e il long jerk, o il long minnow, jerk minnow, è la grandezza. Mentre per i minnow classici la lunghezza va dai 60, 80 mm, 100 mm, con il long jerk, ecco, andiamo ben oltre queste misure, quindi partiamo dai 120, possiamo avere minnow long jerk da 140, 170, 200, 210, quindi sono esche molto generose. Le esche che queste tipologie di esche hanno tra le skill principali, tra le caratteristiche, ecco, di forza, tra i punti di forza, la distanza di lancio raggiunta. Sono esche che riescono a raggiungere una buona distanza grazie soprattutto alla poca paletta di cui sono dotati la maggior parte. Sono delle esche che durante l'azione di nuoto emettono tante vibrazioni, di conseguenza fanno tanto spostamento d'acqua grazie al peso, grazie alle forme e alle dimensioni che loro hanno, quindi sono dei richiami importanti verso anche predatori che si trovano nei paraggi, ma anche predatori che si trovano più lontano riescono a riconoscere la presenza di questo pescetto in difficoltà. Quali sono gli spot principali in cui noi possiamo utilizzare i long jerk minnow? Sicuramente il porto, sia interno porto che lato esterno, sono esche che vanno bene anche in foce, esche che lavorano bene anche in scogliera, e a seconda anche delle caratteristiche di profondità su cui lavorano queste esche artificiali, le possiamo utilizzare anche dalla spiaggia e soprattutto dalla barca. Nella slide vi faccio vedere che queste esche artificiali lavorano mediamente tra i 20 e i 70 cm di profondità, tuttavia ne esistono anche di versioni sinking, quindi affondanti, è la stessa cosa che andava detta anche per quanto riguarda i minnow, e quindi, ecco, possiamo aspettare che queste esche cadano verso il fondo approfittando delle loro caratteristiche di affondabilità per andare a insistere la nostra azione di pesca negli strati più profondi della colonna d'acqua. Per quali predatori è utile utilizzare un long jerk? Sicuramente
sono gli stessi, ecco, dei Minnow classici, quindi ci va a chiudere a 360 gradi quello che è il ventaglio di predatori a cui sono destinati queste esche artificiali. E allo stesso modo dei Minnow classici possiamo utilizzare recuperi lenti, recuperi veloci, recuperi alternati con delle cercate e degli stop and go. Il tipo di recupero, ecco, dipende anche dall'attività dei pesci predatori a cui noi vogliamo insistere, ecco, la nostra azione di pesca. Se vediamo che ci sono dei pesci in spiccata attività, potremmo fare dei recuperi più veloci, recuperi più cercati, recuperi più frenetici. Invece in caso di predatori un po' più apatici, più svogliati, possiamo provare a rallentare, addirittura a fermare di tanto in tanto la nostra azione di nuoto. Dobbiamo sempre rapportarci con con il contesto di pesca in cui ci troviamo, a prescindere dalla tipologia di esca artificiale che stiamo utilizzando in quel preciso momento. Anche le soft bait non possono mancare nel nostro setup di partenza e leggiamo insieme quali sono le skill principali di queste esche artificiali. Sicuramente, essendo delle esche molto compatte e prive di paletta, la distanza di lancio è una delle caratteristiche importanti. Riusciamo a lanciarle ad una buona distanza e soprattutto con poco sforzo. Inoltre, soprattutto questa tipologia di soft bait dotata di codina paddle shad riesce ad emettere grandi vibrazioni durante il nuoto. Le vibrazioni riescono ad attrarre i predatori, come abbiamo detto anche quando abbiamo parlato dei Minnow. Inoltre, una delle caratteristiche principali, che è un po' quella prioritaria, è che noi riusciamo a far lavorare quest'esca a tutte le fasce di profondità in cui noi vogliamo insistere la nostra azione di pesca. Possiamo farla lavorare più sulla superficie, gli strati intermedi, o andare a sondare il fondo, magari facendo saltellare la nostra esca, facendo ticchettare la nostra esca intorno a ostacoli o rocce o tra la vegetazione. Quali sono le caratteristiche che deve avere lo spot dove, ecco, possiamo utilizzare questa soft bait? Diciamo che non esiste uno spot particolare, possiamo utilizzarla a 360 gradi partendo da porto, sia all'interno che all'esterno del porto. Allo stesso modo possiamo farla lavorare in foce, sia all'esterno della foce che nell'interno della foce, dove possiamo andare a ricercare con i modelli magari più piccoli, meno pesanti, specie che risalgono il letto del fiume, come la spigola, che possiamo trovare fino a qualche chilometro all'interno del fiume. Allo stesso modo, ecco, possiamo utilizzarla sia dalla spiaggia, sia a lento che a grande declino, o magari nella pesca dalla barca. Il tipo di recupero che possiamo fare varia da quello lento, recupero veloce, possiamo fare un recupero lineare, possiamo fare un recupero cercato, stop and go, e soprattutto nella pesca dalla barca, oppure dai porti, dai moli dei porti, oppure da scogliere ad alta profondità, noi possiamo far lavorare questa esca artificiale anche in verticale, facendola saltellare sul fondo, in modo da andare a insistere la nostra azione di pesca nella colonna d'acqua più bassa, nei pressi del fondale, dove solitamente circolano predatori come ad esempio la spigola. Tra gli altri predatori, oltre alla spigola, possiamo insidiare il pesce serra, le lampughe, il barracuda e i tunnidi. Diciamo che è un'esca utile a 360 gradi per quello che potrebbe essere il panorama di predatori che noi possiamo insidiare. A completare il nostro setup di partenza, lo start pack delle esche artificiali per lo spinning in mare, non possiamo fare a meno di avere qualche jig. Il jig è un'esca artificiale che sta avendo grande utilizzo
negli ultimi tempi grazie all'avvento di alcuni brand che hanno realizzato delle esche artificiali, dei jig ideali anche per un recupero diagonale. Quindi questa tipologia di casting jig dal baricentro molto disassato rispetto alla parte anteriore o posteriore ci permette anche di utilizzarlo con un classico recupero diagonale o lineare. Quali sono le skill principali di questa tipologia di esche? Sicuramente la distanza di lancio raggiunta. Queste sono esche in metallo pieno, per cui sono esche molto compatte e riusciamo a lanciarle davvero distante. Sono le esche che più possiamo lanciare distanti anche con grande facilità, senza grandi sforzi. E un'altra skill importante è quella di poter riuscire a far lavorare questa esca artificiale in una fascia di profondità a noi voluta. Possiamo lavorarla magari con la canna più alta per farla lavorare negli strati più superficiali, nella mezz'acqua, oppure possiamo farla affondare più verso il fondo e recuperarla a cercate verso l'alto con il classico recupero dente di sega. Allo stesso modo, questa è un'esca che si presta a differenti velocità di recupero e possiamo utilizzarla in una grande tipologia, una varietà di spot. Possiamo utilizzarla nei porti, possiamo utilizzarla nella scogliera, ma anche e soprattutto dalla barca. Come tipologia di esche artificiali io la reputo ideale per il mare calmo o il mare mosso. Non la utilizzo solitamente con mare molto mosso, dove tendo a utilizzare esche palettate. Allo stesso modo, noi possiamo comunque fare i nostri tentativi, soprattutto quando vediamo che ci sono esche, che ci sono delle prede in attività molto lontano dal nostro spot. In tante occasioni è un'esca che taglia bene il vento, che noi possiamo utilizzare per raggiungere soprattutto grandi distanze. Come tipologia di recupero, come dicevo prima, il dente di sega, quindi recuperato a intervalli con gercate verso l'alto, noi aspetteremo 2-3 secondi, lo facciamo scendere per poi poterlo recuperare in risalita e fare il classico recupero del jig. Tuttavia, ecco, possiamo anche a seconda del jig che noi utilizziamo, possiamo fare dei recuperi più o meno veloci, più o meno intervallati da stop e ripartenze, anche in seguito all'attività dei pesci e a eventuali tocche. Per quali predatori è utile il jig? Sicuramente per i tunnidi, per i pesci serra, per le lampughe e per le lecce amia. Sono delle esche artificiali ideali soprattutto per andare a sondare le profondità dove altre esche artificiali non riescono a lavorare, come ad esempio fondali che vanno oltre i 10-20 metri. Noi con il jig riusciamo, ecco, a coprire tutte queste fasce di profondità e sono esche che sono dotate di una grande somiglianza realistica con il pesce foraggio, quindi vanno ad intercettare quei predatori magari in mangianza, che sono in caccia su il pesce foraggio tipico della zona in cui noi ci troviamo. Siamo alle battute conclusive del nostro video e abbiamo parlato e abbiamo anche motivato la scelta delle esche artificiali consigliate per iniziare il nostro viaggio all'interno della pesca spinning in mare, e magari abbiamo dato dei consigli utili anche a chi è già tecnicamente più esperto, con dei consigli, degli spunti di miglioramento. Per quanto riguarda i modelli, potete scrivermi nei commenti se avete bisogno di qualche modello di riferimento, ma visto che si tratta di un video non promozionale, non brandizzato, mi sono limitato a dare delle indicazioni di massima senza scendere nei dettagli dei vari modelli. Se avete difficoltà, scrivetelo nei commenti, sicuramente vi darò un consiglio anche sui modelli da scegliere per un eventuale acquisto, perché ne esistono
davvero tanti, e quindi mi è sembrato una scortesia nei confronti dei vari brand citarne alcuni invece di altri. Spero che questo video vi sia piaciuto, se volete altri video del genere scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo il prossimo video, come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!